naturalmente voi capite che io non sono quello che sembro, sono un avatar. Non sono quello che sembro, sono un avatar. Sono un avatar. Naturalmente voi capite che io sono un avatar. Allora, molto probabilmente noi abbiamo bisogno ovviamente di elaborare delle nuove categorie per, come dire, capire qual è lo statuto, le funzioni, le possibilità che si aprono al corpo nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, dalle tecnologie di comunicazione e anche di produzione analogiche alle tecnologie digitali. Quando McLuhan parlava di villaggio globale, non, insomma, sapeva ancora cos'era internet. Siamo nell'era della televisione, la televisione non ha fatto scomparire il cinema, lo ha trasformato. Il digitale non fa scomparire il libro, insomma nessuno strumento, nessun mezzo di comunicazione ha mai distrutto quelli precedenti, li ha sempre mantenuti tutti, certamente trasformandoli, cambiandoli, eccetera. Atrocity Exhibition, che è il libro comunque più complicato, più difficile, più ostico anche per certi versi, di Ballard, è stata la mia prima opera di traduttore, è stata la prima volta che io ho tradotto un libro intero. Ogni volta che sento qualcuno parlare, insomma, io ho una commozione dentro, perché quello è praticamente il libro della mia vita. Quando McLuhan parlava di villaggio globale, non, insomma, sapeva ancora cos'era internet, ma se voi guardate bene com'è questa scrittura che si fa su internet, ha delle caratteristiche che ricordano parecchio la oralità precedente. E così torniamo al tema, diciamo, del corpo. Il nome che si deve fare prima di ogni altro è quello di Philip Dick, che è uno scrittore americano la cui fama si è consolidata dopo la sua morte, avvenuta nel 1982. È stato per certi versi il più cupo, ma forse anche uno dei più vulcanici ed estroversi cantori dei mondi virtuali, delle realtà artificiali, di queste esistenze, di questi mondi paralleli che scorrono lateralmente e che di tanto in tanto affiorano, si intersecano, si intrecciano con la nostra esperienza quotidiana sino a trasformarla, a farla diventare qualcosa di completamente diverso e di irriconoscibile. Ora, emblematicamente, le realtà virtuali rompono lo schermo. Rompono lo schermo e facendo così che cosa fanno? Riconquistano al corpo, non al corpo astrattamente mediato nei processi cognitivi e nella ricostruzione che l'interfaccia mentale, neurale, individuale e, diciamo, sociale fa, ma al corpo concreto dell'artista, del performer, gli riconquistano un corpo fondamentale. Ma comunque, diciamo, non abbiamo categorie estetiche, probabilmente nuove, perché non abbiamo ancora l'arte nuova, non abbiamo ancora l'arte o la post-arte, cioè diciamo, l'attività come dire, espressiva veramente nuova che queste macchinette forse ci prometterebbero, ma che non c'è ancora, che io non vedo ancora. Diciamo, nella prima fase di storia dell'umanità, nella fase paleolitica, in quella nomade, questa separazione tra l'artista individuale e coloro che guardano non c'è, l'arte è una funzione della società, della comunità collettiva. E allora a me sembra che questo impasto interessantissimo di virtualità e di corporeità indica ed esprime proprio questo, cioè questo processo doppio, da un lato di diciamo, superamento del confine fra necessario e possibile, dall'altro di superamento del confine tra individuale e collettivo. Le avanguardie sono state possibili agli inizi del Novecento perché c'era una discrepanza tra l'effettivo grado di maturazione tecnologica e, diciamo, la ricchezza del, come dire, pensiero. Adesso la tecnologia è partita, il, come dire, digitale è una galassia di cioè ristruttura al suo interno, fagocita, mangia, assorbe e riespelle tutti i vecchi media più quelli nuovi che si stanno, diciamo, inventando. Allora ho paura che con questo ritmo qua sia più difficile oggi l'emergere di fenomeni di quel tipo, cioè fenomeni di creatività reale, selvaggia. Naturalmente voi capite che io sono un avatar.
se diciamo permettiamo ai signori del mercato di impadronirsi ancora una volta, per esempio, dello strumento di comunicazione più forte che c'è oggi, che è la rete, probabilmente noi non andremo verso l'intelligenza collettiva, ma sprecheremo un'occasione storica per, diciamo, l'umanità. La società capitalista dentro la quale viviamo è la prima società al mondo, non era mai successo precedentemente, nella quale il rapporto tra le attività economiche e tutto il resto della vita degli esseri umani si è rovesciato. La dittatura dell'economia, ma mi meraviglio la dittatura dell'economia, lei deve piantarla privata, di fare di Dio. La dittatura dell'economia sulla vita privata. Il professor Berardi e io siamo qui oggi per fare una lezione pubblica sui rapporti tra economia, immaginario e cultura, e per parlare del possibile ruolo dell'arte, ma non c'è ruolo possibile dell'arte e della cultura quando le forze dell'ordine che sono schierate qua impediscono diciamo l'esercizio di diritti democratici legittimi. Dirò che sono felice di essere nato nell'anno in cui sono nato, perché mi ha permesso di vedere da tanti cambiamenti nella mia vita. Questo è l'ultimo che ho visto, spero che vedrò qualche altro, ma se anche non lo vedo va bene lo stesso.